Mercury Comics. Mercury Comics, Radio Impronta Digitale, sempre qui da Luca Comics and Games e siamo con Gaia Cardinali. Parliamo di nuovo di questo volume, La Leonessa di Dordona. Abbiamo già parlato con lo sceneggiatore, che in realtà è anche un disegnatore, adesso però parliamo con la disegnatrice del volume, ufficiale, che è Gaia Cardinali. Ecco voi, Gaia Cardinali. Ciao a tutti. Allora, abbiamo appunto parlato con Enrico di aver utilizzato personaggi della letteratura classica per comunque trattare un tema molto moderno, che è la libertà della donna di poter scegliere quello che vuole fare davvero, libera dai legami familiari, in questo caso molto forti, che arrivano addirittura a decidere quale sarà suo marito, quindi insomma una pressione sociale molto forte. E infatti fugge. Lo sapete che c'è, io me ne vado. Esatto, ciao a tutti, bella per voi. È stato bello. E lato del disegnatore, dicevamo fuori onda prima che una cosa è lo sceneggiatore che ha delle meravigliose idee. Come vi dicevamo anche nell'intervista precedente, qua c'è tutto quello che uno si immagina leggendo l'Ariosto. Quindi ci sono i costumi, ci sono... dicevo prima con Enrico che nella prima parte del volume sembra quasi di vedere una rappresentazione teatrale con le quinte e tutto quello che può sembrare nell'immaginario di chi legge l'Ariosto. Come ti sei preparata per una prova del genere? Ok, allora, è stato tosto. Immagino. E ovviamente un gravissimo errore, appena che me l'ha proposto Enrico, ho detto ma sì, non sarà così complicato. Armature, medioevo, dai. Cosa mi vuoi piace che sia? Come ambientazione, anche il mio scorso fumetto era sempre nel 1500, ho detto dai, più o meno ci capisco. E non è vero, è stata un'altra cosa. E soprattutto perché a livello più tecnico, anche l'Ariosto stesso, non si capisce storicamente dove si colloca. Esatto. E quindi è stato proprio il ok, io faccio le armature, ma come le faccio? Del 1200, del 1600, ma se cambia completamente. Certo, sì. E quindi dopo varie diatribe, dopo diverse, l'ho ridisegnato tipo una cosa come 4 volte interamente questo momento. Ho detto, sai cosa Enrico? Le faccio a casa. Facciamo così. Oh, no, cioè ho preso più una parte emotiva, sì. Quindi la stessa Bradamante all'interno della lettura è quasi una metafora la sua armatura. Certo. Infatti parte che lei, essendo il cavaliere senza macchia, ma perché lei stessa se lo racconta. E infatti il mantello è completamente bianco, certo. Ma è bianco perché non c'è neanche il segno. Sì. E poi piano piano, quando la vita continua praticamente a dargli mattoni in faccia, sì, l'armatura stessa si spoglia. Fino a quando non avrà il mantello, ma in realtà è un mantello molto più realistico, perché lei stessa è diventata reale, conscia dei suoi pro e i suoi difetti, tantissimi difetti che ha per davanti. Di fatto come la vita la cambia, esatto. Portandola di fronte a prove continue. Tu hai parlato dell'armatura, in realtà anche gli esseri soprannaturali che la circondano cambiano. Esatto. Perché la maga che la segue all'inizio è un'amica, alla fine è qualcosa che sprona, che dice insomma, diamoci la mossa. Esatto. No, ma lì è sempre stato l'approccio, appena che ho detto che non prendo più un approccio storico, ma prendo più un approccio emotivo, allora lì ho cambiato completamente il montaggio delle tavole e tutto, perché ho fatto che non vogliamo raccontare la storia di guerre con gli eserciti, certo. Vogliamo raccontare lei, è lei il centro e quindi è tutto al centro, è visto dal suo punto di vista e quindi anche le armature, le grandezze dei personaggi, come si trasformano, è visto dal punto di vista di Bradamante. Certo. Quindi qualsiasi personaggio diventa qualcosa o qualcuno diverso, come ad esempio il suo primo incontro con Orlando, sì. È totalmente diverso da come è dopo, ma non è che Orlando prima avesse la faccia completamente nera, è come lei lo percepisce, perché il mondo cambia. Infatti noteremo spesso all'interno del volume, il caso di Orlando è proprio emblematico, perché prima è un mostro, perché è furioso, giustamente, dopo è molto più pacato, molto più sereno, esatto. Parla della sua vita con Angelica. Sì, è andata così, ragazzi. Infatti. Ho rinunciato a tutto. Vabbè, me lo chiedevano e quindi sa da fa. Nel volume, appunto, parlavo dell'evento soprannaturale che interviene e lì ti sei sbizzarrita, perché ci sono persone, lì, che sì. Una donna che sorge da un'amalgama di organi, diciamo, esatto. C'è un fiore che nasce dal corpo di una donna. Questa qua, posso dire, ho semplicemente detto, ok, deve parlare lei, è ancora più intimista,
queste pagine non me le sceneggiate neanche, Enrico. Ecco. Ti ho detto, ok, ci penso io, lasciami stare, ho preso il computer, ho fatto, ok, ora ci provo io, e dopo ho fatto, queste sono le pagine. Ecco. Le inseriamo a parte, dopo, tra i diversi stacchi della vita di Bradamante, ci sono queste pagine qua che in realtà fanno un suo percorso narrativo psicologico fino alla fine. E niente, è stato totalmente un flusso di, ho pensato, quindi un fiore, la rabbia, quindi c'è il seme il che cade, che... e quindi ho semplicemente unito l'anatomia umana con quella delle piante, e quindi è venuta una follia. Allora, come ho detto con Enrico, il volume a noi è piaciuto moltissimo, è molto intenso come volume, sia dal lato della scrittura che dal lato del disegno, quindi complimenti a tutti e due, perché grazie. È veramente un'opera che va letta con attenzione perché ha un messaggio molto forte dentro e utilizza delle metafore altrettanto forti. Noi spesso, quando siamo in Tunue, siccome accostano disegnatori e sceneggiatori per fare i loro volumi, molto spesso chiediamo com'è lavorare con uno sceneggiatore. In questo caso Enrico è anche un disegnatore. Orribile, il doppio! Oltre che sceneggiatore. Com'è stato il vostro simpatico rapporto quando venivano in mente? Ma fammi l'ippogrifo, no aspetta, ma preferirei una pantera enorme. Aggiungerò di più, Enrico è anche il mio ragazzo. Appunto. E quindi, peggio di peggio. Infatti quando aveva, quindi adesso cominciamo con gli aneddoti, quando avevo effettivamente cominciato e quindi avevo approvato la sua idea di fare l'Orlando Furioso perché era un'ottima idea, lui ha parlato per 3 mesi in chat costantemente in poesia. Ecco. Io ho detto tipo, io ti devo mollare, basta, cioè non è possibile che mi chiedi di uscire così. Non possiamo vivere così. È una cosa terribile, un messaggio, 20 righe tutto in poesia, in rima baciata, folle. Si stava calando nel personaggio. Un pochino. E quindi per tipo non so quanto tempo ha parlato solo in poesia, parlava solo in citazioni dell'Orlando, quindi incapibile. E poi dopo è cominciata la parte bellissima del lavorare effettivamente insieme, perché sì che lui è disegnatore e sceneggiatore, ma anch'io sono autrice unica di un altro volume. Certo, sì, quindi che siamo scannati come poche cose, immagino. Perché se lui scriveva una cosa, mi ricordo che una volta ho letto la sceneggiatura e ho fatto Enrico, non sei abbastanza sedicenne, non ti sento abbastanza arrabbiata. E lui ha preso e si è messo in Nickelback nelle cuffie, come a scrivere. Cominciamo. Quindi è diventato un'ottima sedicenne per scrivere la rabbia adolescenziale del perché ti trovi in un mondo che non vuoi e le regole non le puoi cambiare. Infatti. Esatto. Quindi sono stati così e un grande cambiamento, poi come dicevo anche prima, è stato appunto la ricerca dello stile. Perché inizialmente me l'ero immaginato molto più cartoon. Sì. E infatti una delle prime versioni era addirittura molto cartoon e in rima. Non è cartoon per niente, ve lo diciamo. Non è assolutamente più cartoon, perché infatti più andando avanti, più conoscendo Bradamante proprio come personaggio, non era così. Certo. Non riuscivo a rappresentarla in tutte le sue sfumature che volevo. E quindi piano piano, ridisegnata, poi ridisegnata, poi ridisegnata, sono riuscita ad avere finalmente la forma che pensavo che doveva avere e quindi l'ho rifatto ancora una volta. Il Covid ha aiutato moltissimo questo libro. È vero, è vero, è vero. Bene. E quindi sì, ho scelto uno stile più realistico. Sì, decisamente. Noi ti ringraziamo per questa intervista. Grazie. Questa intervista, come tutte le altre, ovviamente va sui canali di Impronta Digitale. Alla prossima intervista. Ciao a tutti. Ciao.